Dove vado? E se si vuole sedere, se siamo in piedi, come preferisce lei? Sediamoci. Allora sediamoci. Ne approfitto anch'io, allora forse mi perdonerete per questi pochissimi minuti. Allora, dicevamo, Filmmeccanica è un gruppo italiano importantissimo, molto, molto grande, che si occupa di davvero tanti settori. Noi abbiamo parlato prima di peacekeeping, abbiamo avuto la possibilità anche di scambiare qualche parola. Filmmeccanica opera anche in aree molto delicate. Allora vorrei cercare di capire con lei come si coniuga questa politica, come si può pensare anche di portare avanti un discorso di economia positiva in un grande gruppo come il suo. Coniugare un'azienda come la nostra col problema del peacekeeping, si dovrebbe tornare ai romani quando dicevano si vis pacem parabellum. Però era un mondo un po' diverso, perché era un mondo in cui il globale corrispondeva con l'impero romano. Oggi abbiamo questa piccola differenza, che non c'è più una sola potenza che corrisponde in maniera secca al mondo conosciuto globale, in cui le relazioni si chiudono in sé, globale voglio dire. Quindi abbiamo delle difficoltà maggiori che dobbiamo in qualche modo guardare. In questo mondo, Filmmeccanica è relativamente piccolo. Lei ha detto che è una grande, grandissima impresa. Filmmeccanica è relativamente piccola nel mondo globale, perché siamo di dimensioni un quarto rispetto ai maggiori importanti players. E nel mondo globale, per poter fare economia positiva, bisogna avere visione, come insegna Attali in particolare, visione a lungo termine, ma per fare visione a lungo termine bisogna aggiungere anche in una dimensione globale. Non è più sufficiente avere dimensione a lungo termine se non si guarda anche allo spazio che si deve coprire, dove convivono forme culturali e religiose, economiche e politiche, completamente diverse. Prima un giornalista mi ha detto, ma pubblico o privato? Dipende. È chiaro che nei momenti di grande dinamismo, di grande trasformazione, o si ha una dimensione, una potenza finanziaria da poter competere nel mondo con le proprie forze, ovvero occorre, caso ad esempio tipico in Europa è quello tedesco, riuscire a far sì che alle forze finanziarie si uniscano le potenze politiche della Germania. Non a caso molto spesso nelle imprese grandi tedesche vi è una presenza dello Stato, non del pubblico, in senso stretto, che garantisce la continuità nei cicli di trasformazione. Siemens, se non avesse lo Stato dietro, avrebbe grandi difficoltà. Certo. Per dare senso del campione. Ecco, il problema dell'economia positiva, intendendo per questa l'economia che riguarda la vita in senso stretto, quasi in termini religioso, e nella vita la congiunzione delle generazioni umane. In questo anello, in questa catena, la dimensione del futuro è importante, ma le variabilità nel mondo globale sono talmente tanti che è molto difficile riuscire a capire. Talché che anche nel caso più grande di dimensioni economiche, le difficoltà sono evidenti. Pensate al caso dell'energia, pensate al problema del valore dell'olio, le dinamiche poi delle valute, come influiscono a cambiare da un momento all'altro gli elementi sui quali ognuno deve fare un progetto a lungo termine. Vi faccio un esempio concretissimo. Nei primi mesi della mia avventura avevo valutato come una cosa giusta e importante, positivamente parlando, a lungo termine, un'operazione di ATR. ATR è la famosa impresa che italo-francese, cioè Filmmeccanica, Airbus, 50-50, joint venture. Pensavo a fare un takeover, perché pensavo fosse un'operazione a lungo termine positiva per entrare nel campo degli aerei civili da parte di Filmmeccanica. Ecco, la sola dimensione prezzo dell'olio ha scombussolato in 6 mesi questo tipo di operazione. Perché fin quando l'olio è a $65 sopra barile, funziona tutto. Quando sta sotto i 50, funziona più niente. A me dispiace dire queste cose perché sono troppo secche e che impattano con quella che è la visione pura. Allora bisogna che, e qui dobbiamo riuscire a farci capire, gli elementi di visione, di gestione economica vengano a trovare una sinergia positiva nella sintesi politica.
e la sintesi politica è il problema dei politici. In particolare in Europa, dove abbiamo, scusate se dico in maniera un po' estrema queste cose, tanti staterelli, Germania compresa, che in 15 anni conteranno nulla rispetto al fatto che ci saranno due giganti. Fin quando ce n'è stato uno che ci ha lasciato lavorare tanto tanto, quando ce ne saranno due, 2030-2040, noi conteremo, concludo così questo primo pezzo, io ricordo Helmut Schmidt quando ci fu il passaggio della campanella da Trichet a Draghi, andò su questo signore, ma anziano, e rivolgendosi alla Merkel disse: Angela, ma noi nel 2050 saremo 0, come popolazione tedesca nel mondo e conteremo più o meno 0, visto che gli altri stanno crescendo in dimensione politica ed economica. Ecco, noi dobbiamo avere questi elementi per pensare in futuro. E quindi all'economia positiva, mi riaggancio a quello che dice, l'economia positiva per l'Europa significa trovare un'unità politica, un'unità che vada oltre quella economica che oggi, sì, ci tiene sotto l'euro, però in qualche modo ci mantiene ancora divisi. Siamo politicamente divisi e finanziariamente legati, nemmeno economicamente legati. E la dimensione economica e politica, ripeto, nella prospettiva di quello che ho prima detto, rappresenta una debolezza assolutamente evidente. Io capisco che tutti in Italia, soprattutto per cultura, diciamo piccolo e bello. Non è più così. L'economia positiva, col piccolo e bello, non è sufficiente per poter andare avanti. Certo che lo è, piccolo e bello, se collegato a grandi e robuste imprese che sanno fare dalla mattina alla sera innovazione tecnologica, la fanno poi portare ad essere fatto produttivo industriale e la portino in giro per il mondo con robuste braccia commerciali. Senza questa dimensione non è possibile neanche figliare quella filiera di subfornitura che è preziosa in Italia, fino a quando ci sarà qualcuno che è in grado di poter pigliare prodotti in Italia, e che più o meno domani sparirà se non c'è la grande impresa. Tenete presente che anche l'industria non è quella cosa che viene predicata spesso sui giornali italiani o da alcune persone anche importanti in Italia. L'industria non è manifattura. L'industria oggi è soprattutto ricerca e sviluppo, design, ingegneria, possesso della proprietà intellettuale, poi via per il mondo a commercializzare. La parte manifatturiera si riduce sempre di più e con la riproduzione tridimensionale per il mondo è molto facile, purtroppo, riprodurre in termini manifatturieri in qualsiasi parte vicino al mercato quello che tu hai ideato e progettato. L'elemento forte nell'economia positiva per i giovani è pensare che noi dobbiamo recuperare la parte della conoscenza intellettuale, lì dobbiamo investire. Finmeccanica sta a fare questo. Per l'Italia questo è un momento molto delicato, per tutta l'Europa a livello globale, dai dati si evince che forse finalmente ci avviamo verso la fine di questa crisi, verso una ripresa. Allora come si rimane competitivi in questo ambito, anche rispetto a quello che diceva lei, ormai questa economia globale, come si può rimanere competitivi in questo scenario? Si fa quello che dicono tutti i sacri testi. Uno, bisogna rendere semplice la possibilità di venire in Italia. Se la complichiamo, la gente va da un'altra parte. Quindi leggi anche più. Leggi, regole. Io mi permetto di dire ai vari politici che incontro, lo dico anche qui in maniera... Ma nell'Europa che produce ormai il 70% delle direttive che riguardano tutte quante le attività che si fanno in tutti i paesi, noi italiani siamo gli unici che per recepire le direttive le complichiamo a talmente tanto che rischiano di essere assolutamente, prima di tutto, incomprensibili. E quando uno non capisce, non viene a investire. Perché poi non sa dove andare, quali avvocati deve pigliare e così via. Rifiuta. Allora, primo comandamento è, si piglia le direttive, siccome in questo caso la lettera è anche spirito, non è vero che c'è la lettera da una parte e lo spirito della direttiva dall'altra, corrispondono, le facciamo corrispondere, cerchiamo di non toccarle nemmeno e creiamo quindi una base legislativa unica europea sul mercato delle imprese e sul mercato del lavoro. Noi dobbiamo fare questo in Italia. Poi dobbiamo semplificare la possibilità di poter entrare in uno spazio e poter investire in un territorio sapendo che in un tempo limitato, 6 mesi, dico 6 mesi perché in altri paesi sono 6 mesi, si hanno tutti i bolli per poterlo fare.
E dopodiché si deve anche pensare che non si può iniziare e morire nello stesso posto, né nello stesso lavoro, ho detto prima nello stesso posto, perché in Italia abbiamo il grande problema che nessuno vuole muoversi dal sito in cui è nato. E stiamo parlando di dimensioni che sono limitatissime. Non c'è più al mondo una situazione di radicamento. È vero che noi stiamo molto bene nelle nostre piccole città, ci mancherebbe, io sono di Rimini e so qualcosa, ma non è più possibile pensare alla dimensione globale e a pensare che uno rimane a casa dove è nato. Dobbiamo quindi rendere possibile la possibilità e anche spogliarci di quella che è una cultura che per un po' di tempo è stata la cultura sulla quale abbiamo basato la nostra economia, ma che non funziona più per la sovraedificazione che abbiamo fatto. Perché c'è stata la corsa alla casa di proprietà? Nostra cultura. Però oggi è diventato un vincolo che è folle. Noi dovremmo avere grandi possibilità di avere luoghi abitativi o luoghi di lavoro che a mercato si possono iniziare a utilizzare in un giorno e smettere dopo 5 anni, 6 anni, dando la flessibilità alle cose che dobbiamo fare. E poi dobbiamo cambiare completamente lo schema culturale. Lo schema culturale è quello del fatto che c'è stata questa polemica scuola con un po' di lavoro. Sì. Ragazzi, ma nel mondo si fa fatica per vincere. E se la gente non capisce fin da quando è bambina, non giovane, bambina, che per far fatica bisogna avere voglia, mettersi giù, disponibilità e così via, si vengono su con un po' di vizi che poi difficilmente ci possiamo togliere. Questa cosa qua non regge più. La nostra cultura è più debole di quella anglosassone e quella tedesca. Non abbiamo avuto la riforma, adesso lo si dice spesso. La riforma è una condizione culturale essenziale. Dobbiamo rimettersi in posto su queste cose. Lei parlava di questa polemica legata ai giovani, il mondo della scuola, la possibilità di fare dei praticantati, degli stage. Finmeccanica, anche in ordine diciamo del percorso di economia positiva, mette in pratica in qualche modo questo, il rapporto con i giovani, la crescita anche per l'occupazione, visto che il momento economico è così delicato? Noi lo facciamo nei nostri bacini industriali dove siamo, abbiamo relazioni con gli istituti tecnici, gli istituti professionali, l'università, e siamo molto ben contenti di poter fare operazioni in cui c'è quelli che sono stage formativi, che sono non tanto formativi per il mestiere in sé, per la questione tecnica, ma per conoscere quello che è il mondo del lavoro, che è una cosa ben diversa. Quella che è, scusate se dico questa parola che in Italia sembra una bestemmia, quella che è la disciplina nel mondo del lavoro. Noi siamo un paese di anarchici, dove tutto è considerato diritto, anche quando il diritto ammazza altri diritti con la stessa dignità di sopravvivenza. Non si può essere il diritto al lavoro e il diritto a fare le cose che confliggono con il lavoro. Dobbiamo iniziare a pensare qual è la priorità, come si fa in qualsiasi paese. La priorità è questa, si finalizzano le risorse a fare quel lavoro lì. E dobbiamo evitare soprattutto di disperdere risorse pregiate. L'ultimo numero dell'Economist ha messo in campo un problema che è tutto italiano. Noi abbiamo la città orizzontale. Ma sapete quanto costa una città orizzontale di, non so, il paesino che si chiama Santa Maria, credo abbia 2.000 persone? 2.000 persone stanno in un grattacielo. Ma mantenere un grattacielo è una cosa tutta privata, la luce, il gas, le tubature, gli ascensori, tutto. Mantenere un comune come questo è tutta roba pubblica. Sono tutte risorse che nella operazione di competitività tra sistema sono disperse. E non so se fanno qualità della vita. Sicuramente mettono in condizioni di inferiorità rispetto alla competizione. Io so che sono queste parole forti, vedo Petrini lì davanti che forse non le condivide, ma non possiamo più continuare a pensare che l'Italia può mantenersi i villaggi che si è fatta. Perché i bilanci dello Stato ormai vanno in manutenzione di quello che è stato costruito 30 anni fa e che nessuno può permettersi più di mantenere, perché non c'è nessun ritorno dell'investimento. Tutto quello che si toglie lì, si toglie alla parte di innovazione, ricerca e sviluppo, dove dovremmo avere 10 volte le risorse che si hanno in manutenzione stradale. Ovviamente di questo tipo però richiedono davvero degli interventi strutturali. Questi richiedono delle vere e proprie rivoluzioni, anche nel modo di concepire
quelli che sono gli interventi infrastrutturali, io posso tornare in quello che è stato il mio mestiere, io quando vedo disegnare certe nuove grandi opere dico che sono perfettamente contrario. Io a Milano, all'Asso Lombarda, dissi che la Brebemi non serviva a niente, l'ho detto pubblicamente. Dobbiamo continuare a fare le Brebemi? No. Suggerisco di fare buona manutenzione straordinaria alle strade statali, suggerisco di investire solamente nelle grandi città, dove c'è un affollamento che è folle, cercando di fare piccole tangenziali e piccoli lavori per poter fluidificare i colli di bottiglia. Suggerisco di fare tante ferrovie, soprattutto nelle grandi città. Suggerisco magari di comprare molti treni per il trasporto dei pendolari, l'unico paese in cui lo Stato non mette soldi per il trasporto pendolari e pensa che lo devono fare le ferrovie dello Stato. Ma questo vuol dire cambiamento di scelte, vuol dire politica, politica del territorio, politica industriale, politica sociale. Nel salutarla e ringraziarla le chiedo quindi, tutto questo andrebbe nella direzione di un'economia positiva? Questo va nella direzione positiva dell'economia positiva. Vorrei dire, ad esempio, permetta di finire con queste due cose. Economia positiva è, sono due cose tramballate, fare avi ed aulente. È talmente positiva, sono i vini che fanno qui a San Patrignano. Io devo dirlo a tutti, io li uso ai vari nostri show internazionali, li ho portati a Farborough e tutti quelli che sono venuti a mangiare, no, lo so perché io sono di Rimini perché li uso, tutti quelli che sono venuti a mangiare, i grandi signori, dai ministri, i presidenti dei consigli, i premier che ci sono stati o i grandi managers, nello stand Finmeccanica hanno bevuto avi. Quindi quella è economia positiva. Come lo è, rimanendo nel mio settore per un attimo, quello che è il settore di Finmeccanica, perché c'è la più grande concentrazione di innovazione tecnologica. La tecnologia è quella che ha fatto la storia del mondo, unita a buona cultura. E quando si fanno tante innovazioni, i progetti non sono a breve termine, sono progetti sempre a lungo termine. Noi quando mettiamo su un progetto di una nuova piattaforma, pensiamo a 15-20 anni, non pensiamo a 2 anni. Non sono commodities. E questo lo facciamo in tutti i nostri settori, dagli elicotteri allo spazio, dalle piattaforme aeree anche a quelle militari. Questo è il problema che voglio porre come tema di discussione. Quando si parla di economia positiva, bisogna fare una scelta da parte soprattutto dei paesi che vogliono rimanere ricchi. Non possono più perdere tempo in far commodities. Le commodities le fanno in Cina, compresi i telefonini e i computer, quelli sono commodities. Noi dobbiamo fare sistemi ad alto contenuto di intelligenza e di innovazione. Sono i sistemi che fanno la differenza e che manterranno un gap temporale rispetto a quelli che fanno commodities per ancora parecchio tempo e ci daranno la possibilità di avere tempo nel fare cicli di innovazione, nel poter essere sempre all'avanguardia. Se invece ci attardiamo a spendere soldi nel fare quello che in qualsiasi enorme fabbrica cinese sanno fare con la stessa qualità e a un prezzo 10 volte inferiore, stiamo sbagliando. Investiamo in quelle che sono produzioni ad altissimo valore aggiunto. Tanta ricerca e innovazione, tanta ingegneria, tanto investimento per avere la migliore proprietà intellettuale. Poi anche le parti critiche della manifattura. Tutto il resto non deve essere più un problema italiano, se vogliamo dare ai giovani un futuro vero. Grazie. Grazie. Grazie Mauro Moretti, amministratore delegato di Finmeccanica. Grazie.